Il gruppo TEA sta partecipando in questi giorni a Decomondo di Rimini, una delle più importanti fiere a livello internazionale nei settori della green e circular economy in calendario sino a domani. Per l'occasione la Multiutility presenta i servizi che eroga sul territorio mantovano e che da tempo vedono un unico filo conduttore, la crescita sostenibile che guida ogni scelta del gruppo. TEA ha sempre partecipato a Ecomondo, una fiera molto importante, non solo con una caratteristica nazionale ma internazionale. Quest'anno però abbiamo voluto rimarcare questa nostra presenza, abbiamo quindi organizzato il nostro stand per la prima volta e abbiamo invitato i nostri collaboratori dipendenti affinché le persone di TEA potessero accogliere i nostri clienti, i fornitori, i nostri contatti, presentare i nostri servizi e soprattutto le nuove attività che vogliamo lanciare proprio qui a Rimini nel campo dell'economia circolare e della sostenibilità. Come vi state muovendo sul fronte dei servizi? Portiamo avanti da tanti anni i servizi regolamentati, i servizi pubblici rivolti ai nostri soci, ai nostri comuni, ai nostri cittadini. Però abbiamo voluto incrementare le nostre attività creando due società a mercato libero, una ambiente d'ecologia, l'altra depura, per offrire una vasta gamma di servizi sia agli enti locali ma anche ai privati e alle aziende. Siamo presenti da sempre nelle associazioni di rappresentanza di categoria a livello nazionale. Abbiamo quindi cercato di sdoganare TEA dai territori provinciali di competenza, allargando le sfere di attività e offrendo ad altre comunità i servizi di eccellenza che siamo in grado di mettere sempre a disposizione delle nostre comunità. Molti gli interventi sui temi della sostenibilità e dell'economia circolare che si sono tenuti presso lo stand di TEA, dai benefici del verde al trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi, dall'acqua potabile alle nuove frontiere per la rendicontazione di sostenibilità. Tutte tematiche che la Multiutility Mantovana sta portando avanti con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle comunità nelle aree in cui opera, nel tentativo di arrivare ad un futuro completamente green.